Allora, buonasera. Vacanze dell'anima quest'anno ha il piacere di ospitare il professor Umberto Galimberti. Tutti conosciamo il professor Umberto Galimberti, filosofo, lo conosciamo grazie al successo dei suoi libri, lo conosciamo grazie alla sua attività di pubblicista sulla Repubblica, naturalmente anche per i suoi interventi nei dibattiti televisivi. Il tema di Vacanze dell'anima quest'anno è la bellezza. Quale luogo meglio di questo poteva riportarci a questo concetto della bellezza, o quale occasione se non quella delle note che abbiamo appena sentito del formidabile Emanuele Segre poteva ricordarci questo concetto di bellezza. Professore, buonasera. Buonasera. Pensavo di aprire questa serata, prima di lasciarle la parola, con una riflessione. Nei suoi testi, la sua riflessione filosofica mette spesso in luce come la nostra civiltà occidentale sia segnata, sia percorsa da una forte crisi, soprattutto per quanto concerne la crisi dei valori, no? Lei parla in particolare spesso di svalutazione dei valori. Visto che il tema è la bellezza, io mi sono chiesto, ma può essere la bellezza un elemento salvifico, un dispositivo attraverso cui, se non riusciamo a ripristinare i valori della tradizione, quantomeno qualcosa che ci permette di generarne di nuovi, può esserci in altri termini un collegamento, una reciproca implicazione tra dimensione estetica e dimensione etica? Le lascio la parola. Ecco, prima di aprire l'intervento del professor Galimberti, ricordo al pubblico che sarà possibile, al termine dell'intervento, ci sarà un breve spazio per qualche domanda. Prego, professore. Dunque, sì, dimensione estetica e dimensione etica. La parola bellezza è la prima parola che compare nella Bibbia, nel senso che quando Yahweh, il Dio, crea il mondo, alla fine di ogni giornata, dice la Bibbia, nel Genesi, e vide Elohim che ciò era buono. Elohim è il nome aramaico di Dio. E vide Elohim che ciò era buono. Buono però è la traduzione di noi italiani. In realtà in aramaico, e vide Elohim che ciò era tob. Io ho chiesto al Cardinale Ravasi, che sa l'aramaico in tutte le sue stratificazioni, compreso l'aramaico che parlava Gesù Cristo, e gli ho detto: che cosa vuol dire tob? E lui mi fa: ma tob in greco è stato tradotto con kalos, che vuol dire bello, con agazos, che vuol dire buono, e con krestos, che vuol dire sto bene. Di fronte al bello e buono sto bene. Beh, ma allora cosa succede? La lingua greca poi, kalos e agazos, kalos vuol dire bello, agazos vuol dire buono, li ha messi insieme, ha fatto un aggettivo solo che è kalagazos. Kalagazos. E ancora oggi nel greco moderno, quando c'è una bella cosa, un bel bambino, kalagazos, oppure una bella situazione, kalagazia, dicono ancora oggi i greci. E anche il rovescio della bellezza. Bello ha come suo contrario il brutto, no? Ma è un conto la bruttezza, che è un fenomeno estetico, e un conto la bruttura, che è un fenomeno etico. Quindi tra estetica ed etica c'è una grossa saldatura. Non ne sappiamo i nessi, ma certamente in una situazione brutta non nasce una grande etica. Etica poi è una parola greca che viene da ethos, che vuol dire soggiorno. Soggiorno nel senso non del soggiorno di casa nostra, modo di soggiornare di un popolo, di una tribù, di una comunità, di un individuo. E in una situazione brutta non nasce nessuna bellezza nel soggiornare in una situazione che non ha
nessuna configurazione di bontà, di buona condotta in una condizione miserabile. Quindi c'è un nesso però imprescrutabile, che però al Cardinal Ravasi ha consentito di scrivere un libricino intitolato La bellezza salverà il mondo. Ma veniamo da capo, io con la bellezza non ho un gran bel rapporto, nel senso non che la bellezza non mi incanta, certo che incanta la bellezza, ma non sono convinto che si deve e si possa parlare della bellezza, perché quando si parla di qualcosa la si oggettiva e soprattutto la si concettualizza, la si mette in un contesto di ragionamenti, mentre la bellezza è qualcosa di immediato che sfugge a qualsiasi ragionamento. Ricordo che appena mi sono laureato, il primo libro che volevo scrivere avrebbe avuto come titolo Verità e bellezza, ed è un libro che non ho mai scritto, e non l'ho mai scritto per una semplice ragione, che non si può parlare della bellezza, si può parlare della verità, perché la verità appartiene alla teoria, e della teoria ciascuno di noi è autore, mentre nei confronti della bellezza non siamo autori, perché siamo spettatori. E ogni volta che si parla della bellezza la si tradisce un po', perché la bellezza ci colpisce, ma non possiamo fare troppi ragionamenti intorno a questo scenario. Aristotele ci dice che la filosofia è nata dal dolore e dalla meraviglia. Il dolore è per sapere come mai si soffre in questa terra, in questa vita. E quindi nasce una domanda filosofica, perché il dolore? Ma poi non basta il dolore per far nascere la filosofia, ci vuole anche lo stupore, la meraviglia. La meraviglia nasce di fronte al bello. E anche il bello ci interroga, ci incanta, ci lascia in una situazione statica. San Tommaso se la sbriga più rapidamente, ma non, niente male la sua definizione. Dice che pulcrum est quod visum placet. Bello è quello che quando lo vedi ti piace. Semplice. È così. Kant, ancora una frasetta intelligente ci dice del bello, dice che il bello è senza concetto e senza scopo. Senza concetto significa tutto quello che ho detto fino adesso, non si può concettualizzare la bellezza, non si può fare un discorso sulla bellezza, anche tutti i libri di estetica dimenticano la radice della parola estetica che è aistanoma in greco, che vuol dire sensazione, sensibilità. Cosa che non è difficile da percepire neanche da voi, se è vero che il contrario della sensazione, della sensibilità, è l'anestesia, no? Anestesia che significa? Appunto che i tuoi sensi non registrano più niente. E allora non dobbiamo dimenticare questa componente corporea della bellezza, è qualcosa che colpisce i sensi. E i sensi nella filosofia non hanno avuto un grande successo, perché i sensi ci ingannano. I sensi non sono una base per costruire una verità. Se qui dovessimo dire che temperatura c'è, ciascuno di noi darebbe una temperatura diversa secondo delle condizioni del suo corpo. Non arriveremo mai a una definizione univoca. Per arrivarci bisogna misurarla, bisogna procedere per numeri, o come diceva Platone, per numeri e idee, non per sensazioni. E la sensazione è stata messa un po' a latere. Anzi, in un certo senso la filosofia nasce come soppressione della sensibilità, soppressione dei corpi, perché non sono affidabili, nel senso che i loro responsi, le loro informazioni non sono assolutamente utili per costruire un discorso scientifico, cioè valido per tutti, costruito secondo necessità e non secondo opinioni individuali. Però la definizione più bella ce la dà Thomas Mann quando dice che la bellezza, dice Thomas Mann, Turkstecken. Chi sa un po' di tedesco sa che Turkstecken vuol dire trafiggere. La bellezza trafigge. E ancora si ribadisce che io non ho potere sul bello. Il bello ha potere su di me. Non sono nella forma dello stupore, da cui l'essere stupiti e anche stupidi. Stupidi non è una brutta parola, è la condizione di chi è stupito e quindi incantato, paralizzato dalla bellezza. Non dimentichiamo la sindrome di Stendhal. Stendhal è andato una volta a Firenze, ha visto le opere d'arte ed è stato malissimo, l'hanno portato in ospedale. Da allora in poi hanno studiato che cosa le era successo, non c'era niente
da verificare, e hanno stabilito la sindrome di Stendhal, che adesso uno studioso della Fiorentina ha registrato in un anno 300 casi di sindrome di Stendhal, che di fronte alla bellezza hai una sorta di paralisi, di situazione di panico, oppure di perdita del controllo, svenimento, tutte queste manifestazioni, perché la bellezza trafigge, dice bene opportunamente Thomas Mann, esattamente come la rappresentazione iconografica dell'amore, che viene rappresentato appunto come un putto che lancia una freccia e ti ferisce, ti trafigge, e sotto questo profilo l'amore e la bellezza vanno come compagni di viaggio, sono intimamente connessi, e il fondamento di questa connessione si chiama l'inutile. Sono le uniche due cose inutili. Inutili. Quando diciamo inutile non diciamo un disvalore, sembra un disvalore l'inutile, perché viviamo in una società che percepisce solo l'utile ormai. Ricordo una scena di una ragazza che era venuta in treno una volta, io insegnavo a Venezia, abitavo a Milano, è salita sul treno con un grosso strumento musicale, giusto per questo, e c'era un signore che parlava con lei, si interessava all'arte di quello strumento, e dopo che si è interessato e ha parlato per una mezz'oretta, alla fine questo signore ha chiesto a questa ragazza: ma sono incantato dalle cose che lei dice, vede il suo entusiasmo, ma mi dica, dov'è il business che sta a dire quanto si guadagna con questa cosa? Oggi noi, con questa mentalità ben descritta da Heidegger, secondo cui abbiamo un pensiero che è capace solo di far di conto, denken als rechnen, dice Heidegger, non sappiamo più che cosa è bello, che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è santo, capiamo solo che cosa è utile. E allora che cosa succede? Che bellezza e amore ci si rappresentano nella forma dell'inutile. Perché l'utile è l'assolutamente insignificante. Se una cosa è utile a un'altra, la quale diventa un mezzo per un'altra utilità, e quell'altra utilità per un altro mezzo per un'altra utilità, o ci si ferma di fronte a qualcosa di inutile che ha valore in sé, o tutta la catena dell'utilità non ha nessun significato. Bene, la bellezza è inutile. Infatti Kant dice senza scopo, e anche l'amore è inutile. È bello in sé, fa vivere, ma non serve ad altro. E sono i due scenari di inutilità che danno senso alla vita. La nostra cultura occidentale, che tu hai opportunamente citato, oggi è in crisi, ma crisi è una parola ottimistica, perché crisi lascia intendere che dalla crisi si esce, alla fine si ti dicono sempre che in fondo si vede la luce. No, la crisi l'Occidente è radicale ormai, l'Occidente non è in crisi, è in decadenza totale. È in decadenza totale perché noi siamo il popolo più debole della Terra, perché siamo i più tecnicamente assistiti. Se volete andare a mangiare stasera non andate per campi a cercare patate, aprite un frigorifero. Se dovessimo vivere due notti nelle grotte dell'Afghanistan, dopo 48 ore siamo già morti. E allora possiamo sopravvivere solo difendendoci. Difendendoci. Noi stiamo tramontando. Ma a parte questo, l'Occidente, con la sua storia grandiosa che ha avuto, ha due fonti alle sue spalle, che sono la cultura giudaico-cristiana e la cultura greca. Beh, la cultura giudaica-cristiana è una cultura dell'udito. L'organo privilegiato nel mondo giudaico è l'udito, perché attraverso l'udito tu ascolti la parola di Dio, che è parola di verità. A differenza dei greci, che l'organo privilegiato è la visione. Ecco, l'udito è là dove ascolti la parola, e quindi c'è una bellezza della parola. Una bellezza della parola che viene ben evidenziata nella tradizione giudaica, ma gli ebrei a un certo punto vorrebbero qualcosa di più dalla parola, qualcosa di più che investisse non solo l'udito ma anche la vista, e si costruiscono un'immagine da venerare, da adorare, da incantarsi, che è l'immagine del vitello d'oro. Vitello d'oro che non è tanto un feticcio, non è tanto un idolo, è un'immagine, un bisogno di immagine, qualcosa da vedere oltre che da udire.
ed è proibita nella tradizione giudaica la cultura dell'immagine. Se voi andate in una sinagoga non vedete neanche un'immagine, vedete solo nell'abside delle scritte, con dei versetti della Bibbia scritti in aramaico, ma anche se andate nell'altra religione monoteista che è quella musulmana non vedete nessuna immagine, perché di Dio non ti fai nessuna immagine, assoluta trascendenza, non ti fai né immagine né parola. Quando noi diciamo Yahweh, stiamo dicendo una parola che non corrisponde a un bel niente, o quando diciamo non nominare il nome di Dio in vano, non è un comandamento, è una constatazione, perché la lingua ebraica compone il nome di Dio in modo tale, con una serie di consonanti tali che tu non la puoi articolare. Quindi non nominare il nome di Dio in vano non sta a significare che non lo devi fare, ma che non lo puoi fare. È una constatazione, perché di Dio non puoi farti un'immagine e non puoi neanche pronunciare il suo nome. Un Dio assolutamente trascendente che si rivela attraverso la parola, di cui bisogna avere una massima cura di questa parola. Anche perché della bellezza della parola dobbiamo stare molto attenti a non perdere questa configurazione. E quando dico molto attenti sto pensando al fatto che il linguaggio si impoverisce progressivamente, sempre di più. Adesso poi con i mezzi informatici siamo ridotti quasi a zero. C'è una parola che non sto qui a nominare, visto che siamo in un luogo sacro, che serve per esprimere la gioia, la disperazione, la felicità. Tutte quante le forme del sentimento umano espresso solo con una parola che a secondo dell'inclinazione della voce assume significati diversi, ma le parole in questa maniera il linguaggio si impoverisce. Ricordo una statistica che Tullio De Mauro, il grande linguista, aveva fatto nel 1976, dove un ginnasiale conosceva 1500 parole. 20 anni dopo, rifatta la stessa inchiesta, ne conoscevano 640. Io oggi penso che i giovani ne conoscono 200. Ma attenzione, non dovete pensare che potete pensare al di là delle parole che possedete. Voi potete pensare limitatamente alle parole che possedete. Non c'è la possibilità di pensare un pensiero a cui non corrisponde una parola. Queste cose ce le dice Heidegger molto bene, non puoi pensare là dove la parola manca. E allora dalla parola dobbiamo avere una grande cura, anche perché la parola appartiene all'essenza dell'uomo. Noi greci avevano definito l'uomo anthropos, zoon, logon, ekon, l'animale che ha il linguaggio, l'animale che ha la parola. E se la parola ti viene a mancare, vai declinando più verso l'animale. Più le parole mancano e più con poche parole riusciamo a esprimere tutti quanti i sentimenti, articolare tutte le approssimazioni discorsive che non riusciamo ad articolare correttamente perché ci mancano le parole, abbiamo perso un carico di bellezza spaventoso, la bellezza appunto della parola e soprattutto l'efficacia dei ragionamenti, perché belli sono i ragionamenti quando abbiamo le parole adeguate. Purtroppo il linguaggio oggi è di una povertà estrema. Già l'italiano è una lingua abbastanza povera, nel senso che le uniche lingue potenti sono il greco antico e il tedesco. Gli antichi greci avevano 80.000 vocaboli, quando i latini ne avevano solo 4.000. E infatti i greci con 80.000 vocaboli avevano inventato la filosofia, l'architettura, la matematica, tutto. Inventato perché disponevano delle parole. Noi italiani abbiamo una lingua povera, nel senso che povera concettualmente, una lingua più letteraria, e abbiamo bisogno ogni volta che utilizziamo un sostantivo di aggiungerci degli aggettivi o degli avverbi per rendere il sostantivo adeguato alla situazione. Ma almeno però di questo dobbiamo avere una grande cura, la cura della parola è una cura importante, e purtroppo siamo in uno stato di povertà linguistica spaventosa. L'altra fonte, abbiamo detto, è la fonte greca. I greci... Professore, è meglio dell'inglese, eh? L'italiano è meglio dell'inglese però. L'inglese è un tedesco andato male, non... interessante. Non è una lingua l'inglese, ma lo sanno anche loro,
mi ricordo quando sono andato in Inghilterra, che finalmente ho visto in una scuola che c'era scritto l'inglese non è una lingua, perché i preti parlavano latino, i nobili parlavano francese, il popolo parlava tedesco, mescolando queste tre lingue abbiamo fatto l'inglese. Gli manca una prerogativa fondamentale del pensiero occidentale, che è l'astrazione. Gli inglesi non hanno l'astrazione. Per esempio, noi possiamo dire gli manca l'impersonale. Non sanno pensare in modo astratto, per questo sono concreti. Per esempio, noi diciamo in italiano si dice. I tedeschi dicono man sagt, i francesi dicono on dit. E loro dicono you, perché se non c'è you, se non si vede, non si sa con chi si parla. Oppure non hanno neanche l'espressione qualcuno, nessuno, devono dire anybody, somebody, cioè se non c'è il corpo non si sa di cosa stiamo parlando. È un disastro, una lingua proprio. E infatti loro non hanno neanche la filosofia che si sviluppa in Occidente, che loro chiamano filosofia continentale. Loro hanno solo la filosofia analitica, che è una filosofia in cui si esamina la struttura della frase e con una ventina di pagine si dimostra che se piove si apre l'ombrello, ma bisogna affondare questo passaggio, non è una cosa di immediata evidenza. Ecco. Vabbè, questa fa parte della mia idiosincrasia per la lingua inglese, ma non importa. Arriviamo ai greci, che sono il popolo più potente mai apparso sulla terra. I greci antichi, i quali invece non hanno l'udito come figura da custodire, da venerare, non hanno la parola di Dio che diventi il luogo della verità. Il greco no, il greco ha la visione, è una cultura della luce, la cultura greca, la cultura del vedere. I greci avevano due verbi per dire vedere, uno, no, ne avevano diversi, perché, ma due fondamentali. Uno è scopeo. Scopeo è vedere una cosa precisa. Ecco, io voglio vedere la fattezza di quell'immagine, di quella faccia, la guardo con molta attenzione, questo è uno sguardo scopico, scopeo, da cui arriva la parola scopo. Si guarda con uno scopo. E noi abbiamo ancora delle parole italiane che funzionano così, per esempio telescopio, non è guardare il cielo così tanto per rallegrare il nostro animo, è guardare il cielo con una certa precisione in vista di uno scopo. O così, telescopio, microscopio, guardare le cose in laboratorio, endoscopia, per vedere una cosa precisa, questo è scopeo. Poi l'altro verbo invece è il verbo orao, orao. È quello sguardo contemplativo, panoramico, panorama, pan in greco vuol dire tutto, uno sguardo totale che guarda la natura, perché la natura per i greci non è una creatura di Dio, ma è quello sfondo immutabile da cui che nessun Dio, nessun uomo fece, sempre è stata e sarà, e gli uomini devono nei confronti della natura catturarne le costanti, capirne le leggi, e attraverso l'acquisizione di queste leggi costruire la città con le stesse leggi secondo natura e costruire la condotta della propria vita secondo natura. La natura è il modello e la natura tu la devi contemplare. Contemplazione è una parola latina, loro la parola contemplazione usano la parola teoria. Tutti i verbi greci che cominciano, tutti i sostantivi greci che cominciano per zea stanno a indicare uno scenario di uno sguardo che si dischiude, per esempio teatro, zeos, Dio, teatro, teorema, cos'è un teorema? Teorema è che quello che nell'enunciato non vedi attraverso una serie di passaggi alla fine vedi, si mostra, si dimostra, questa è la lingua greca. Che è tutto organizzato sulla figura della visione. Una visione panoramica, contemplativa ed educativa. La parola verità in greco si dice aletheia,
e la parola aletheia vuol dire che si manifesta, che esce dal nascondimento. Lethe in greco vuol dire nascosto, anche noi abbiamo letargo, latente, latitante, tutte figure del nascosto, no? Aletheia vuol dire venire fuori, venire in manifestazione, offrirsi alla visione, stupire. Questa è la struttura greca. Platone dice: dobbiamo partire dalla bellezza dei corpi, passare alla bellezza delle idee, alla bellezza delle leggi, alla bellezza della conoscenza e arrivare alla bellezza in sé. Cioè la struttura teoretica, la struttura del passaggio dal mondo sensibile al mondo delle idee, quindi dal mondo dei corpi al mondo dell'astrazione, avviene sul canone della bellezza. La bellezza dei corpi, la bellezza delle anime, la bellezza delle idee, la bellezza delle conoscenze, il bello in sé, che si chiama Kalagathos. Bello e buono. Nel Filebo si dà una definizione di bellezza, si definisce la bellezza un synkerasato. Synkerasato vuol dire una giusta mescolanza che avviene secondo misura. Sembra una definizione significante, invece no, è una definizione molto importante. Provate voi a fare un synkerasato, una miscela, per fare per esempio una minestra, un risotto, e se sbagliate le misure degli ingredienti non viene fuori un buon risotto, una buona minestra. La bellezza è una mescolanza di elementi secondo misura. Secondo misura. E da un punto di vista di un greco antico, i bronzi di Riace non sarebbero belli, come peraltro ritengo io che non sono belli, perché sono fuori misura. L'uomo non ha quelle dimensioni. Bisogna stare nella giusta misura, e la giusta misura per il greco è anche la condizione per raggiungere la felicità. Per cui la giusta misura che organizza la struttura della bellezza diventa anche la giusta misura che organizza la felicità. La felicità in greco si chiama eudaimonia. Eu in greco vuol dire buono. Daimon. Daimon è quello, è la tua vocazione, ciò per cui sei chiamato. Prima abbiamo sentito un grande musico che ha suonato, il suo daimon è la musica. Se avesse fatto il ragioniere in banca avrebbe sbagliato vita. Il tuo daimon, qual è il tuo daimon? Ecco, questo è il problema. Allora, cosa dice l'oracolo di Delfi? Prima cosa, conosci te stesso. Conosci il tuo daimon, conosci ciò per cui sei chiamato, ciò a cui sei chiamato. Quello che i giapponesi chiamano il messaggio dell'imperatore. Quello che i cristiani chiamano vocazione. Ciò a cui sei portato. E solo se realizzi ciò a cui sei portato, ciò a cui sei chiamato, solo a quel punto, il tuo compito è quello di realizzarlo, ma lo devi realizzare secondo misura, altrimenti tu prepari la tua rovina. Uno può avere come daimon il fatto di fare l'attore, però magari non è bravo come Mastroianni, lo deve sapere secondo misura, perché se poi presume di essere bravo come Mastroianni, ne dico uno qualsiasi, prepara la sua rovina. Allora, conosci te stesso, realizzati secondo misura, catametron, catametron, non oltrepassare la tua misura. È così, perché se tu oltrepassi la tua misura, esci dall'armonia del bello, dice Platone. Armonia è una parola greca. Esci dall'armonia del bello, diventi disarmonico se oltrepassi la misura. E qui abbiamo allora la combinazione di quello che dicevi prima. Se è vero che la realizzazione, il raggiungimento della felicità, la buona riuscita di te stesso è un valore etico, questo avviene in stretta connessione col valore della bellezza. Bene, arriviamo al cristianesimo. Abbiamo detto giudaismo, grecità, cristianesimo. Cristianesimo è una religione pesantemente corporea, e per il semplice fatto che Dio si fa carne. Giovanni Evangelista recita nel suo Vangelo, et verbum, la parola, perché il cristianesimo in qualche modo è un'eresia ebraica, no? Viene dall'ebraismo,
il verbum, la parola, perché la parola è una cosa importante, diventa carne. A dire che diventa carne entriamo subito nella dimensione estetica. Abbiamo detto che aistanomai vuol dire sensazione, vuol dire che i corpi si offrono nella forma dell'immagine. Bene, allora et verbum caro factum est. E a questo punto il cristianesimo si fa corpo, Dio diventa uomo, diventa immagine, è visibile, è tangibile. Perché dobbiamo sapere che il concetto di anima era assolutamente sconosciuta sia al mondo giudaico che al mondo cristiano. C'è mai stata nella tradizione giudaico-cristiana una nozione di anima. Adesso finalmente anche i teologi la abbandonano, coerentizzando se stessi con la loro origine. L'inconveniente è nato dal fatto che una parola aramaica, la parola nefesh, quando la Bibbia è stata tradotta in greco, è stata resa con la parola psiche, che vuol dire anima, psiche. La parola psiche l'aveva inventata Platone e l'aveva inventata per una sua esigenza di conoscenza, così combinata. Se noi vogliamo conoscere le cose in maniera che la nostra conoscenza abbia un valore necessario, come le leggi scientifiche, e valide per tutti, non per me, per te, per lui, dobbiamo prescindere dai corpi, l'abbiamo detto prima, e procedere con numeri, idee, misure, calcoli matematici. Platone aveva fatto scrivere sul frontespizio della sua accademia: non si entra qui se non si è geometri, se non si è capaci di muoversi nelle astrazioni, e ci vuole un organo per queste astrazioni che Platone aveva chiamato psiche, l'anima. Ma l'anima è una faccenda greca, non una faccenda giudaico-cristiana. Quando la parola nefesh è stata tradotta con psiche, cosa è successo? Che si è tirata dietro la parola psiche tutta la cultura greca, che non appartiene minimamente alla dimensione giudaica. Quando noi traduciamo, dobbiamo stare molto attenti, perché per esempio, non so, i greci quando dicono la natura la chiamano physis, noi che vuol dire generare, nascere. Noi l'abbiamo tradotto in latino con la parola natura, che vuol dire di nuovo nascere, solo che la parola natura si porta dietro tutta la tradizione giudaico-cristiana secondo cui la natura è una creatura di Dio, mentre la physis no, era quello sfondo immutabile che nessun Dio, nessun uomo fece. Bisogna stare molto attenti quando si traspongono le parole. Bene, la parola nefesh in greco non vuol dire assolutamente anima, in greco, in aramaico non vuol dire assolutamente anima. Non so, quando dicono i salmi, dicono in catene misero i miei piedi e in lacci la mia nefesh. Questa nefesh è la gola, non è l'anima. Quando il popolo ebreo attraversa il deserto si lamenta con Dio perché continua a mandargli la manna e dice: la nostra nefesh è nauseata dalla tua manna. Non è l'anima che è nauseata, no? È il palato, è la gola, no? Oppure colui che deve diventare sacerdote non può toccare la nefesh met degli animali. Met vuol dire morto. Cosa dobbiamo tradurre? Non può toccare l'anima morta degli animali? No, non può toccare i cadaveri, perché i cadaveri sono impuri. Poi l'anima non muore, no? Nefesh met, l'anima morta degli animali. Non dice la Bibbia muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei. Qui la nefesh è la vita. Occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh. Non vuol dire anima per anima, ma vita per vita. San Paolo era assolutamente convinto che i cristiani non sarebbero morti, ma sarebbero stati assunti in cielo. Poi da Corinto gli scrivono che sono morti, anche lì i cristiani, dice: come mai? Allora prende una nave da Roma, va a Corinto e lì rischia un naufragio. Arriva a Corinto e dice: anch'io ho visto da vicino la morte. E allora diciamo che quando i cristiani moriranno, risorgeranno non con l'anima, che è proprio estranea alla cultura giudaico-cristiana, ma risorgeranno con un soma pneumaticos, con un corpo d'aria. Pneumatico, ancora oggi noi usiamo. Soma vuol dire corpo.
E quando poi va ad Atene ad annunciare che dopo la morte di Gesù Cristo i cristiani risorgeranno a nuova vita, gli ateniesi lo ascoltano, alcuni ridono, altri dicono: questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta, che noi risorgeremo. Se non ci credete, andate a leggere gli Atti degli Apostoli, il capitolo 14, esattamente così come ve l'ho raccontata. Perché per il greco è impensabile avere una vita al di là della vita attuale. I greci, quando dicono uomo, non usano la parola uomo, eppure ce l'hanno, hanno la parola anthropos, hanno la parola aner, non la usano mai. All'epoca di Omero usano la parola brotos, che vuol dire colui che è destinato a morire. All'epoca di Platone usano la parola snetos, da zanatos, il mortale, l'uomo muore, perché così vuole la natura, la quale vuole la morte degli individui, ha bisogno della morte degli individui per la sua generazione. Agli individui consegna la sessualità per la procreazione, consegna l'aggressività per la difesa della prole per un certo periodo di anni, poi diventiamo superflui per l'economia della natura e ci declina nella forma della morte, nei confronti del quale l'individuo resiste, fa una lotta con la morte, l'agonia, agone, una lotta, ma poi deve cedere perché così vuole la natura. E allora la cosa importante è che di fronte al dolore, tu uomo greco sei saggio se substine e abstine, se lo reggi con dignità e se ti astieni dal metterlo in scena. Gente seria, i greci. Bene. Anche voi cristiani, dico voi, perché penso che ci siano qui dei cristiani, nel vostro atto di fede, quando dite di credere, non dite di credere nell'immortalità dell'anima, dite di credere nella resurrezione dei corpi. E allora dovete stare attenti quando parlate, perché dopo funziona questo concetto che è più comodo pensare che l'anima è immortale, ma l'anima non c'è, ma questo fa parte di un altro discorso. Questa dimensione del cristianesimo fa sì che il cristianesimo delle tre religioni monoteiste sia l'unico che mette in scena l'arte. Se noi occidentali abbiamo una storia dell'arte, la troviamo alla Chiesa. Perché se Dio è diventato uomo, se si è fatto corpo, è rappresentabile. E in quanto rappresentabile, le nostre chiese sono piene di immagini. Anzi, nel 600... A partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando la gente cominciava a disertare le chiese per via dell'eresia protestante, che non voleva immagini, furbi i cattolici cosa hanno fatto? Hanno riempito le chiese di immagini che per l'epoca potevano essere anche abbastanza pornografiche, no? Madonna con i seni fuori, San Sebastiano nudi, ecco, in maniera tale da attirare la gente, perché l'immagine muove, muove. Commuove. Ecco, noi di tutta questa dimensione abbiamo perso sostanzialmente tutto. Come dice opportunamente padre Turoldo in una delle sue considerazioni, dice che le nostre chiese attuali, chiese moderne fatte da architetti, eccetera, sono come dei garage dove è parcheggiato Dio e i fedeli allineati davanti a lui. Abbiamo perso la bellezza delle nostre chiese, una bellezza poi che anche si misurava anche sul canto, perché il canto è una dimensione prerazionale, la musica è qualcosa che anche questa fuori dalla concettualizzazione e ti prende prima del ragionamento. E il sacro non parla mai la lingua dei giorni feriali, non parla mai in italiano o in francese o in tedesco come si usa oggi, parla una lingua diventata assente dal linguaggio comune. Il sacro parla un'altra cosa, perché il sacro è tutt'altro rispetto al diferiale e al linguaggio comune. E la musica, che fin quando io ero bambino, io mi ricordo che suonavo l'organo nelle chiese, ai funerali e ai matrimoni, c'era una potenza in questa musica, in questi canti, le messe in terze con i grandi canti, le messe polifoniche, e la gente andava a sentire queste cose e veniva mossa e commossa, perché la fede è commozione dell'anima. Uso questa parola per abitudine
linguistica tradizionale, è commozione, non è solamente ragionamento, non si crede in Dio con la ragione, nessuno ce la fa a ragionare intorno a Dio. A Dio si accede sulla base di qualcosa che ti accompagna in questa dimensione altra. Tutto questo è sparito. Se andate in una chiesa di oggi e sentite quelle nenne spaventose, preghiamo, una cosa da moribondi proprio, senza più nulla di sacrale, senza più nulla di terribile, le di chitarre, potente. Le chitarre in chiesa le piacciono? Qualsiasi cosa, purché si riesca ad essere all'altezza del sacro. E il sacro è qualcosa di tremendo, Santo non vuol mica dire buono, vuol dire benedetto e maledetto ad un tempo. E accanto alla misericordia di cui tanto si parla, noi abbiamo smarrito il concetto del timor di Dio, perché Dio è tanto tremendo quanto misericordioso. E l'una e l'altra cosa, perché il sacro non sta alle regole della ragione, piuttosto è compagno di quella dimensione abissale che è anche la follia che ci abita. Bene, concludendo, allora che cos'è il bello? Proviamo una definizione, anche se quando definiamo qualcosa lo finiamo lì, però la definizione che vi do non lo finisce. E io penso che il bello abbia la sua componente nella dimensione simbolica. Il bello è simbolico. Cosa vuol dire? Cos'è un simbolo? Ecco, dobbiamo togliere questa parola e agli psicanalisti e ai semiologi. Di solito con la parola simbolo si pensa a una cosa che sta per un'altra cosa. Per esempio si dice il tricolore è il simbolo dell'Italia. No, non è il simbolo, è il segno dell'Italia, è una cosa univoca. Tre colori, bianco, rosso e verde, è il simbolo dell'Italia. No, il simbolo in senso greco è una parola, la parola simbolo in greco vuol dire mettere assieme. Ballein in greco vuol dire gettare, anche noi abbiamo la parola balistica, no? Ballen vuol dire gettare, symballen gettare assieme, proballen vuol dire gettare avanti. Il problema è un gettare avanti una soluzione, è una ricerca di una soluzione. Symballen, proballen, diaballen è dividere, separare. La ragione è diabolica, separa il bianco dal nero, il giusto dall'ingiusto, il vero dal falso. Ecco. Capite queste cose? Simballe vuol dire mettere assieme. E i greci antichi, quando due famiglie o due amici si separavano, prendevano un piatto, lo spaccavano in due e ciascuno dei due portava una metà, uno metà l'altro. Quando loro, dopo un po' di tempo, o i loro discendenti o le loro famiglie si riunivano o si incontravano di nuovo, si riconoscevano perché mettendo insieme queste due metà ricomponevano l'intero. Bene, ogni metà si chiamava simbolo, che acquistava senso, diventava memoria di un'antica amicizia solo se si univa a quell'altra metà. E quando Platone ci racconta che l'uomo una volta era insieme, maschio e femmina, maschio e maschio, femmina con femmina, aveva quattro mani, quattro braccia, rotolava sulla terra, era periferico, anfoterico, l'immagine è di Aristofane, il grande comico. Poi un giorno Zeus ha tagliato gli uomini in due per ridurre la loro potenza e ciascuno di noi, dice Platone, non è più un uomo, ma è diventato il simbolo di un uomo, la metà che cerca l'altra metà, da cui era unito, a cui era unito. E che ci è di un grandissimo insegnamento, perché ci viene a dire che per il greco la relazione viene prima della unità, il due viene prima dell'uno. Con la parola due intendiamo l'uno e l'altro, l'uno è un derivato dal due, la relazione viene prima della mia identità. Quando una donna genera dentro di sé, ha un figlio, sono in due. E noi nasciamo come separazione dal due e diventiamo individui. L'uno viene la relazione viene prima dall'identità. E anche l'identità non ce l'abbiamo per natura. Chi sono io e che concetto ho io di me stesso non ce l'ho per natura, ce l'ho per riconoscimento da parte degli altri, ovvero come dono sociale
Chi sono io? Me lo danno gli altri quando mi riconoscono, ma me lo danno alla stessa maniera quando mi misconoscono. Ma la mia identità cresciuta sui riconoscimenti e i misconoscimenti è un dono sociale. La relazione viene prima dell'individuo. Il due viene prima dall'uno. Se noi incominciassimo a percepire queste cose, invece noi ci concepiamo come degli individui che instaurano relazioni. No? Noi veniamo da una relazione, consistiamo nella relazione. Aristotele dice chiaramente che la città viene prima dell'individuo, perché l'uomo è un animale sociale, da solo non è autosufficiente, e chi pretende di essere solo, dice Aristotele, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio, dice che Dio non è felice perché è monacos, è solo. Per dire come insistevano sulla struttura della relazione, come evento dell'identità. Bene, la bellezza è simbolica, cioè mette in relazione il sensibile, che io vedo, che io tocco, che io guardo, ma un'opera è d'arte quando il mio sguardo non la esaurisce, rimanda ad un'ulteriorità di significato. E l'incantamento consiste nel fatto che di fronte a quella statua io continuo a cercare quell'ulteriorità di significato rispetto a quello che il sensibile mi offre. La differenza tra gli oggetti e le opere d'arte è che gli oggetti si esauriscono nel mio sguardo, che ne cattura il significato. Nell'opera d'arte il mio sguardo non riesce a catturare la totalità del significato. C'è un rinvio verso l'ineffabile. Ineffabile è un'altra parola greca, fater vuol dire, verso l'indicibile, verso l'invisibile. Chiudiamo dicendo però che per essere all'altezza di catturare un'opera d'arte, questo comporta il sacrificio del nostro io. Quello che gli psicologi chiamano io, in filosofia si chiama ragione. Se vogliamo catturare l'opera d'arte dobbiamo abbandonare la struttura razionale e dobbiamo accedere in quello scenario. In quello scenario che ci abita, che è lo scenario della follia, che ci abita, perché noi continuiamo a ritenerci persone razionali, ma abbiamo un fondo folle molto più potente della ragione con cui cerchiamo di stare in piedi tutti i giorni. Cosa vuol dire folle? Folli, per esempio, sono i bambini nascono nella follia e arrivano gradatamente all'età della ragione. Per questo bisogna accudirli. Quando loro prendono in mano un bicchiere e la mamma glielo toglie perché non si sa che cosa fa con quel bicchiere. Vuol dire che per il bambino non funziona il principio di non contraddizione, il bicchiere non altro. Per lui il bicchiere, ma può essere anche qualcos'altro, può diventare un'arma impropria da tirare in testa a suo fratello. Ecco qui che la ragione non funziona. I bambini sono folli e diventano gradatamente razionali. I bambini, i folli li conosciamo. I poeti sono folli, il poeta è poeta perché smargina dall'ordine razionale. Quando Leopardi dice dimmi che fai tu luna in ciel, dal punto di vista razionale una banalità insignificante, no? Innanzitutto non si fanno domande alla luna che non ti risponde, non ti fa, cosa gli stai a chiedere? Secondo, sappiamo benissimo cosa fa la Luna, gira intorno alla Terra e che bisogna cercare di fare una domanda che cosa fa. Quindi proprio non ha nessun senso dal punto di vista razionale. Perché è poetica? Perché per Leopardi la Luna è la Luna, ma anche qualcos'altro. Ecco qui quando si smarge dal principio di non contraddizione. La Luna è la Luna, ma anche un'interlocutrice femminile a cui posso chiedere domande in ordine al senso della mia esistenza. E poi, per essere più semplici con le vostre esperienze, ogni volta che andate a letto e la ragione si acquieta, si spegne e la vostra coscienza, voi entrate nel teatro della follia. Il sogno è il teatro della follia. Prima di darlo agli psicanalisti per l'interpretazione o gli aruspici per stabilire qual è il vostro futuro, è il teatro della follia, perché nel sogno voi siete protagonisti e insieme magari siete anche spettatori. Siete adulti e talvolta siete anche bambini contemporaneamente, talvolta siete maschi, talvolta siete femmine nel sogno,
salta il principio di non contraddizione, salta il principio di causalità perché l'effetto produce la causa, saltano le coordinate spazio-tempo, un sogno comincia a New York e finisce all'impero romano, è la follia. Tant'è che appena alzati che cosa fate? Ci mettete un'oretta a riprendervi e se ci fate caso la prima ora è quella più rituale di tutte le altre ore della giornata, in cui fate sempre le stesse cose perché state riprendendo tutta l'organizzazione razionale venendo fuori da un teatro completamente folle. Va bene, la follia Platone la consegna al mondo poetico, la follia poetica, e alla follia d'amore. Della follia d'amore non parliamo, se no dovremmo fare un'altra conferenza. La follia poetica l'abbiamo un po' segnalata con Leopardi, ma il poeta era colui che quando vede non si ferma al visibile, ma ha una vista superiore che i greci chiamano epopteia. Pipto vuol dire guardare in greco, epopteia vuol dire guardo al di là di ciò che si vede. Ecco, solo se avete uno sguardo epoptico, cioè in grado di guardare al di là di quello che vedete, incominciate a capire che cos'è un'opera d'arte. E la musa accecò Demodoco, gli tolse la vista e gli diede in cambio il dono del canto perché lo amava. Ecco, gli diede il dono del canto. Il canto per i greci era la dimensione più alta della bellezza nella forma. Il canto non è solamente la canzone, il canto è raccontare la storia degli eroi, il canto è raccontare i fondamenti della città, il canto è raccontare le vite degli stranieri, cioè è la storia, è l'Odissea, è l'Iliade. Dicunt Homerum cecum fuisse, dicono che Omero fosse cieco, perché se racconti cose così grandi non puoi esserti fermato a quello che vedi tutti i giorni. Qui comincia la dimensione dell'arte, della bellezza e dello sguardo. Una dimensione che determina, se vogliamo vedere in positivo la sindrome di Stendhal, l'entusiasmo. La parola entusiasmo è la parola greca, che vuol dire la condizione in cui ti viene a trovare quando entheos, dentro di te c'è un Dio. Dentro di te c'è un Dio. Dice anche Cicerone, non Cassandra loquitur, sed Deus in corpore inclusus. A parlare non è Cassandra che predice il futuro, ma il Dio che sta nel suo corpo. Quando sei entusiasta non sei tu, ma il Dio che ti abita e ti fa parlare, ti fa vedere al di là di quello che la tua povera ragione, il tuo sguardo superficiale può mantenerti a vedere. Anche Gesù Cristo si offre in uno spettacolo di questo genere, offrendo ai suoi discepoli la sua trasfigurazione sul Monte Tabor. E i suoi discepoli, estasiati, si limitano a dire «Maestro, è bello per noi stare qui». E usano ancora la parola di Dio, «Tob», è bello e buono stare qui a vedere la tua trasfigurazione. Freud colloca l'arte e la bellezza nella figura della sublimazione, cioè l'investimento delle nostre pulsioni sessuali a cui si assegna una meta non sessuale. Qui avete il Canova, la prova più evidente. Ecco, una pulsione sessuale che invece di esaurirsi in una meta sessuale, quindi in un atto sessuale, viene sublimata in un'opera d'arte, in una lirica, in un canto. Ma senza pulsione sessuale non riuscite a fare opere d'arte. Senza pulsionalità che trascende il vostro eccitamento mentale, se non venite assunti, come dice Socrate, in uno stato di catatonia, di catacotè, di possessione, non riuscite a fare un bel niente in termini artistici, in termini poetici. E questo Platone lo descrive molto bene. Chiudiamo con due piccole citazioni, una di Heidegger, dice «I poeti sono i più arrischianti, perché per essere poeti devi trascendere, devi andare al di là dell'ordine razionale, devi smarginare dallo scenario della ragione e andare ad attingere la tua follia. Non c'è creatività se non attingendo la tua follia, che è un'operazione anche abbastanza pericolosa, perché ci puoi restare dentro. La follia è potentissima. Ci puoi restare dentro
oppure ci puoi uscire non sempre da solo. E Jaspers, che oltre ad essere un grande filosofo è stato il più grande psicopatologo del Novecento, quello che ha dato una svolta radicale a tutta la psichiatria, dice che quando noi guardiamo un'opera d'arte ci comportiamo come quando guardiamo la perla di una conchiglia. La perla, no, come quando guardiamo una perla, ma ogni volta che guardiamo una perla e la ammiriamo ci dimentichiamo che la perla è la malattia della conchiglia. E senza la malattia non sarebbe nata la perla, così come senza la schizofrenia di tanti poeti, di tanti scultori, di tanti artisti, senza l'immersione nella follia non sarebbe nata mai un'opera d'arte. Quindi il gioco è pesante, il gioco della bellezza. La bellezza non è una cosa tranquilla, la bellezza è una cosa che inquieta, è una cosa che trafigge, è una cosa che ti paralizza, è una cosa che ti porta alla dimensione del sublime, ma non sei tu il padrone del gioco, ma è la bellezza che ti gioca. E qui ci fermiamo. Grazie professore per questo viaggio in cui lei ci ha condotto attraverso le accezioni che la bellezza ha avuto nel corso della storia e nelle diverse culture da cui noi in fondo insomma arriviamo. Ecco, come dicevo prima dell'intervento, il professore è disponibile a rispondere a qualche domanda. Quindi invito eventualmente se c'è bisogno a passare il microfono a chi avesse qualche quesito da proporre. Non vedo mani alzate per ora, allora intanto finché aspettiamo che qualcuno prenda coraggio rompo io il ghiaccio. Professore, una cosa che lei ha detto nel suo intervento è stato, lei si è soffermato sulla felicità, cosa significava essere felici in Grecia, ha usato una parola eudaimonia e l'ha collegata con la capacità di sapersi vedere dentro, saper scoprire qual è il proprio daimon. Se la bellezza, come ha detto poc'anzi, è un dispositivo che ci aiuta a smarginare, ad andare oltre il diciamo dato immediato che ci si consegna diciamo ad una prima visione e ci porta invece in una ulteriorità, può essere diciamo la bellezza anche un veicolo che aiuta a guardarsi dentro, che aiuta a scoprire il proprio daimon? Quale suggerimento potrebbe dare ai giovani alla ricerca del proprio daimon? I giovani ormai sono immersi in un'atmosfera nichilistica che la metà basta. Comunque, la prima cosa per loro dovrebbe essere che siano interessati a se stessi. Io dubito che lo siano ancora interessati a se stessi. Se pensate, per esempio, che in Italia abbiamo una cadenza di un giovane e mezzo che si ammazza al giorno, quindi 500 giovani all'anno, e che si ammazzano con una quasi serenità. Io che ricevo le lettere dei rispettivi genitori ogni tanto in quella rubrichina che ho per un femminile di Repubblica, mi mandano queste lettere e dicono: ah, cari genitori, purtroppo io non ho trovato il sentiero della mia vita, vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. Poi, blum, giù dal settimo piano, che si è visto. 500 all'anno. La televisione non lo dice, i giornali non lo dicono per evitare le emulazioni, se non in casi catastrofici, e allora vuol dire che questi giovani stanno male senza sapere perché e senza conoscere neanche la qualità del loro dolore. E io ricordo che nel 2005 ho conosciuto a Parigi
un filosofo argentino, Miguel Benassayag, di cui ho fatto tradurre in Italia il libro intitolato L'epoca delle passioni tristi. Lui aveva aperto uno sportello per i giovani e la cosa che lo aveva impressionato è che questi giovani stavano male, venivano lì allo sportello e alla sua domanda di che cosa soffri, loro rispondevano, boh, non lo so, però sto male. Allora, che cosa succede? La risposta che dava Benassayag era che il malessere dei giovani di oggi non è di ordine psicologico. Sì, ci sarà anche il malessere psicologico, non c'è nessun dubbio, ma tutti quanti abbiamo avuto malesseri psicologici nella nostra adolescenza. Ma il guaio invece di questi giovani era un malessere culturale. E la cultura di questi giovani qual era? In che senso culturale? La nostra cultura gli ha tolto. Adesso la frase sembra quasi fatta, ma nel 2005 non la si usava così di frequente, gli ha tolto il futuro. Ma cosa vuol dire togliere il futuro? Quando tu non vedi davanti a sé un bel niente, per esempio io mi ricordo che quando mi sono laureato nel 1965, in settembre c'è stato un concorso per diventare professore, ho vinto questo concorso e nel mese di dicembre io ero in cattedra in un liceo a insegnare filosofia. Tu ti sei laureato in filosofia e ti sei guardato bene da andare a insegnare filosofia. La prima cosa che uno deve dimenticare è andare a insegnare filosofia. Questo cosa significa? Che il futuro è stato tolto a questi giovani. E quando il futuro non è lì davanti, non retroagisce come motivazione. Perché devo studiare? Perché devo lavorare se davanti c'è questo spettro del nulla davanti a me? Siamo entrati in quella che Nietzsche aveva definito età del nichilismo e aveva definito il nichilismo in questa maniera, con queste tre definizioni. Manca lo scopo, manca la risposta al perché, tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano, ve lo dico sinceramente, non me ne importa niente, nel senso che meno male che i valori si svalutano ogni tanto. Nel senso che i valori che cosa sono? Non sono mica delle entità metafisiche che scendono sulla Terra. I valori sono delle convenzioni attraverso cui una comunità decide di convivere con la minor conflittualità possibile, tutto qua. E i valori meno male che cambiano, perché sennò saremmo ancora all'età dei babilonesi. Per fare un esempio recente, prima della Rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici. Dopo la Rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di uguaglianza e di cittadinanza, sono cambiati tutti gli ordini dei valori, ma abbiamo fatto un passo innanzi, quindi che i valori... Io quando sento le persone anziane come me che dicono «Ah, i miei tempi un tubo, quello di cui ti lamenti non è che sono caduti i valori, è che tu hai perso la giovinezza con tutto il corredo di belle cose che si porta con sé, punto a capo, bisogna essere onesti, no? Non bisogna nascondersi dietro un dito». Bene, ma soprattutto le prime due cose che dice Nietzsche, manca lo scopo, cioè il futuro non c'è più. Il futuro non c'è più, manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché sono al mondo a questo punto? E io sono convinto che i ragazzi di oggi, che vivono più di notte che di giorno, e li capisco anche, perché a me non mi interessa vedere se fanno bene o fanno male, mi interessa capire, vivono di notte, si ubriacano e poi si drogano. E cosa sono queste forme? Innanzitutto perché devo vivere di giorno quando il giorno non mi, nessuno mi convoca, nessuno mi chiama per nome, non rivesto alcuna utilità? Io non voglio provare la mia insignificanza sociale, assaggiarla e saporarla tutti i giorni. E allora vivo di notte e non di giorno, mi stordisco con l'alcol, nel caso anche con la droga, che per me, più che fonti di piacere, sono fonti di anestesia. Non voglio sentire più niente, non voglio avvertire la drammaticità della mia condizione, perché non c'è niente di peggio che percepire la propria insignificanza sociale, la propria inutilità esistenziale. E allora è anestetico sia la droga, è un anestetico sia l'alcol, è un anestetico sia il dormire fino a mezzogiorno. Tu mi dici la bellezza può, sì la bellezza però è aistesis, è sensazione, è il contrario di anestesia. E allora cosa succede? Queste ragazze al limite si possono fermare alla bellezza dei corpi,
E poi più su si riesce ad andare, perché per andare più su devi anche avere relazioni sociali, devi avere prospettive, devi avere un'identità che ti è stata riconosciuta, devi avere tante cose per fare quella scalata che Platone segnala dai corpi alle anime, dalle anime alle leggi, dalle leggi alle conoscenze, alla fine il bello in sé. Ma lì ti fermi ai corpi, che poi magari sono corpi... Oh, i ragazzi tra i 15 e i 25, i 30 anni hanno dei corpi belli, no? E il mercato li usa solo per quelli, i giovani. Lo stereotipo secondo cui le ragazze vogliono fare le veline, i maschi calciatori, sono stereotipi che però ti dicono che cosa? Ti dicono che l'unica cosa che possono vendere sul mercato è il loro corpo. E questo è il loro corpo, perché sono biologicamente belli, sani, no? Hanno questo vantaggio. Sempre dai 15 ai 30 anni, oltre al massimo della biologia, dai 15 ai 30 anni c'è anche il massimo della potenza sessuale, ma non procreativa, perché la nostra cultura ha stabilito che non puoi mettere al mondo un figlio se prima non hai 30 anni, non hai un lavoro, non hai una casa, non hai i soldi per un mutuo, non puoi. Già Maritain, che era un filosofo francese amico di Paolo VI, avvertiva che la nostra civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, nel senso che hai gli organi sessuali pronti per la generazione a 14 anni, adesso anche un po' prima, e però puoi generare a 35 o giù di lì. Questo gap eccessivo è contro natura. E non pensiate che si possa fare dei grossi passi avanti contro natura, per quanto tecnica ci sia. Dopodiché nascono tutti i problemi della fecondazione omologa, eterologa, artificiale, medicalmente assistita, tutte queste storie qua, perché ci siamo allontanati radicalmente dalla natura. E infine non dimenticate che dai 15 ai 30 anni, anche un po' prima, c'è il massimo della potenza intellettuale e ideativa. Dopo decadi. Io stesso tutti i libri che ho scritto, le idee fulminanti le ho avute solamente in quell'età lì. Infatti il mio primo libro, che doveva essere Verità e Bellezza, è diventato Il tramonto dell'Occidente. Ho già capito come andava la musica da queste parti. Ma però Einstein ha scoperto la sua formula che aveva 24 anni. I matematici sono esclusi dal premio Nobel perché a 30 anni hanno finito di essere degli ideatori matematici, diventano dei professori di matematica. Allora hanno fatto un Nobel per conto loro, a cui puoi accedere però fino a 35 anni, poi basta. Dai 15 ai 30 anni hai il massimo dell'ideazione, sarà scombinata, non sarà assestata, ma la devi usare, questa una società deve usarli questi giovani perché sono intelligenti, perché hanno potenza sessuale, hanno energia, hanno forza biologica. Allora se proprio questo una società prescinde, voi pensate che una società del genere possa avere futuro? Ma proprio con che cosa ragioniamo noi? Non ce l'avrà un futuro, infatti decadiamo, e poi naturalmente si decade anche a livello culturale, ma non pensate che la cultura sia insignificante, eh? Non è insignificante la cultura. Io ho chiesto a un armeno, perché voi che avete avuto il primo genocidio non siete famosi come gli ebrei? E lui ha risposto, ma perché gli ebrei hanno un Dio serio, noi abbiamo un Dio che sembra un paparino, nel senso un buon papà. Io invece penso un'altra cosa, che gli ebrei sono molto colti e la cultura li fa essere egemoni. E la cultura paga, ragazzi miei, paga in una maniera pazzesca, ma non al tempo breve, da oggi al domani, com'è la nostra mentalità economica e politica. E non si va mai oltre le elezioni che si fanno tutti gli anni alla fine. Ci vuole una visione lunga, nella visione lunga accadono queste cose importanti, la cultura appartiene a questo. Perché i tedeschi sono più avanti di noi? Io mi ricordo quando andavo a Venezia, da Milano, a Verona salivano i tedeschi, i ragazzi tedeschi che andavano a vedere Venezia. E cosa avevano in mano? I libricini Reclam, che erano dei libri di letteratura, di saggistica, piccolini, super economici, da mettere in tasca, veramente tascabili, e che si rileggevano, e poi arrivati a Mestre, perché non avevano i soldi per gli alberghi di Venezia, andavano in quelli di Mestre, li lasciavano sul treno, come noi lasciamo i giornali. Ma trovate oggi qualcuno che sui nostri treni cosa fa? O dorme, o legge il giornale,
o guarda i tablet o gioca col telefonino, e questa è la differenza tra noi e loro. Punto. E dobbiamo prendere in mano queste cose, non limitarci a compiacerci di noi che siamo creativi. Creatività vuole disciplina, altrimenti è spontaneismo. Vabbè, ne faccio un'altra io e vediamo se succede qualcosa, altrimenti chiudiamo qui. Insomma, è tutto estremamente interessante e anche un po' inquietante, nel senso che lo spazio appunto che sembra esserci per la speranza, ecco, questo sentimento cristiano, no? Appare molto ridotto in questa situazione. Resta, cioè, questo straordinario patrimonio, questa straordinaria immagine di noi stessi, guardando alla quale forse in un futuro potremmo sperare di recuperare la nostra matrice identitaria, la nostra capacità anche di penetrare all'interno del nostro spirito, della nostra tradizione. Non lo so, un'altra riflessione che mi era venuta prima, anche ascoltando chi ci ha preceduto, Emanuele Segre, è stata questa, e a proposito anche di cultura ebraica, abbiamo detto che la cultura giudaica è una cultura dell'ascolto, una cultura dove prevale, diciamo, questa dimensione. Ricordo che San Paolo diceva fides ex auditu. Profeti ricevono sempre con l'orecchio, che è sempre aperto, a differenza dell'occhio, che invece, diciamo, ha questa, nella palpebra, una specie di barriera fisica anche rispetto alla possibilità di essere invaso dalla luce. Sì. Può essere che la musica, prima abbiamo sentito uno splendido esempio di cosa la musica può essere come arte, e di cosa possa dire a proposito della bellezza anche, sia in qualche modo l'espressione simbolica che l'uomo ha trovato, la migliore espressione simbolica che l'uomo ha trovato per esprimere quella parola Dio che nella lingua giudaica è impronunciabile. Può essere l'arte dei suoni, diciamo, qualche cosa che cerca di avvicinarsi proprio a Dio grazie a ciò che di più immateriale c'è, il suono. Sì, la musica è un linguaggio originario, prelinguistico, prelazionale. Nasce dal grido, perché l'umanità, come dice il mio maestro Emanuele Severino, l'umanità non si è riunita intorno al focolare, come piacerebbe agli psicanalisti, ma intorno al grido, il grido di terrore. Poi si è sviluppata come lamento in occasione della morte dei componenti, il gruppo, dove il gruppo era un luogo identitario, nel senso che l'identità non ce l'avevano gli individui, ma ce l'aveva il gruppo. Pierre Clastres, che è un antropologo francese, racconta delle sue visite nelle tribù sudamericane che quando uno commetteva una colpa grave veniva estromesso dalla tribù e nel giro di 48 ore era morto, non per fame, non per sete, ma per disidentità, non capiva più chi era, perché la sua identità consisteva nell'appartenere al gruppo, esattamente come i bambini a cui piace per loro essere nel gruppo, essere come gli altri, al punto che anche i bambini, i figli degli altri, chiedono di fare la prima comunione come gli altri. C'è bisogno del gruppo originariamente. Comunque c'è questo, il lamento. Dal lamento nasce come musica vocalica, poi incomincia tutta la musica strumentale, ma qui abbiamo qui un grande maestro che ci può dire tutte queste cose. La cosa interessante è che è un linguaggio prelinguistico, prerazionale, anche se c'è tanta geometria e tanta matematica nella composizione, ma però anche la matematica è una dimensione mistica prima di essere una dimensione economica o di calcolo. Il numero è qualcosa di sacro per gli antichi. E giustamente Nietzsche dice che la tragedia nasce dalla tragedia, che è l'essenza della cultura greca, la dimensione tragica, nasce dallo spirito della musica. Cos'era questa musica? La musica dei tragicoi, dei pastori,
che suonavano in sintonia con l'urlo del vento, in sintonia col tono ripetitivo del meriggio, che suonavano queste cose. E perché suonavano così? Perché avevano già capito sostanzialmente tutto, ovvero che l'uomo al pari di tutti i viventi nasce, cresce e muore, e c'è questo canto che lo accompagna, che gli fa capire la tragicità dell'esistenza, che consiste sostanzialmente in questo, che l'uomo per vivere ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di tutti i sensi. E questa è la dimensione tragica da cui ci ha liberato, perché io resto greco, no? Vi ha liberato il cristianesimo, che non crede nella morte, e dice no, non morirai mai, tu non morirai mai. E Nietzsche dice giustamente, questo è stato il colpo di genio del cristianesimo, con cui il cristianesimo ha vinto sulla grecità, gli ha tolto fuori il mondo dalla dimensione tragica. E Nietzsche dice che al tempo di Tiberio, siamo nel 30 dopo Cristo, quindi quando Gesù Cristo è morto, al tempo di Tiberio i naviganti udirono un grande grido, il grande Pan è morto. Pan era il dio dei pastori, metà capra e metà uomo, no? Dio della sessualità, dio dello stupro, dio della masturbazione, dio della gioia sensuale, la base bestiale dell'uomo. Il grande Pan è morto, e con lui è morta la tragedia, che non è un genere letterario, ma è la cifra della cultura greca. Jaspers, nel suo grandissimo libro intitolato Sulla verità, dedica 40 pagine al tragico e dice che, per esempio, Shakespeare non è un tragico, nessuno può essere un tragico, perché nell'epoca cristiana non puoi essere tragico, perché sotto ti lavora la figura della speranza. E quindi la tua tragedia è una messa in scena, ma non c'ha lo spessore della tragedia di chissà, che la cosa importante si chiama morte. E la misura di cui parlavamo prima deriva dalla morte. La musica viene nel mondo greco, avevano due musiche, una cadenzata molto simile a quella che dei monaci cristiani, che si chiamava canto fermo, e poi la musica dei cembali, la musica quasi da discoteca, con cui si facevano i riti eleusini e le feste dionisiache, che Platone condanna radicalmente perché è un moralista tremendo, però l'umanità va avanti su queste cadenze musicali. Il fatto che noi oggi abbiamo perso la musica e abbiamo ridotto la musica a rappresentazione artistica, cioè prendete i concerti sono orge, no? I ragazzi vanno lì a sentire qualcosa che gli vibra nella pancia prima ancora di sentirla con le orecchie, e la musica dovrebbe essere qualcosa che c'è di continuo, in giro, continuamente, come le parole, magari al posto delle parole, che tanto le nostre parole sono così povere ormai che non dicono più niente. Ma un canto dice tanto. C'è per la signora che voleva chiederle. Sì, però deve riuscire. Io non sento niente quando uno parla da lì, però se tu senti dopo mi traduci. Beh, io volevo chiedere, sente? No, ma per niente. No, ma dica pure, poi. Dica, dopo mi traduce lui, perché rimbomba. No, ma perché mi rimbomba? È un modo di dire che sono sordo, ma non lo voglio dire. Andiamo avanti. No, no. Venga più vicino, che così si. Sì. Le migrazioni ci sono sempre state, non so perché ci stupiamo adesso, forse perché da quando migravamo noi a oggi non ce ne sono più state, ma non so, se noi italiani che rivendichiamo una identità
italiana o addirittura lombardo-veneta, come vuole il nostro Salvini, chi per lui. Ma stiamo scherzando, noi abbiamo avuto i greci, i normanni, gli angioini, gli spagnoli, i francesi, gli austriaci, tutti li abbiamo avuti, i musulmani, i quali nel 200 e nel 300 avevano una cultura enormemente superiore alla nostra, tant'è che Tommaso d'Aquino studia sulle tradizioni che i musulmani gli offrono delle opere greche di Aristotele, cioè va bene. È sempre stata una terra di passaggio, ma tutta l'Europa, chi sono i tedeschi se non le popolazioni nordiche venute giù dai barbari romani? Il problema è un altro, l'umanità si muove continuamente, si muove sulla base che prima di morire provo a raggiungere la terra dove un pezzo di pane lo trovo. Inutile fare discorsi, quando lo stomaco è vuoto. Io ho visto l'altra sera, verso le 2 di notte, che le cose serie le fanno solo a quell'epoca, la tenuta di Leningrado, che oggi è Pietroburgo, che è stata assediata dai tedeschi per 4 anni, la gente moriva di fame, mangiava le suole delle scarpe per resistere, e sempre a proposito di musica, tutto il giorno finché la radio funzionava, inni patriottici per tenere sul morale col canto. Ecco, noi occidentali adesso abbiamo, sì certo, questa invasione, così. E questa invasione, attenzione bene, io quando insegnavo storia nei licei, perché io prima di andare all'università ho insegnato nei licei, sui libri di storia c'era scritto che i popoli e le civiltà e le culture finivano per decadenza dei costumi, corruzione dei costumi. Dicevo ai miei studenti: non guardate queste baggianate, facciamo una storia economica e capiamo meglio le cose. Niente di più falso. Oggi sono perfettamente convinto che i libri che circolavano allora, che davano la decadenza dell'impero romano sulla base della corruzione dei costumi, sono perfettamente veri. Una civiltà cade per corruzione di costumi. Roma è decaduta per corruzione di costumi. Tutti quanti cosa facevano i romani? Nessuno che lavorava, tutti quanti ai giochi, venivano mantenuti con i proventi che venivano dalle colonie, no? E dagli stati che avevano occupato. E poi a poco non avevano più uomini che andavano a fare i lavori pesanti, allora hanno cominciato a importare i barbari per fare l'idraulica. Poi ha importato i barbari per fare i soldati, perché nessuno più era capace di combattere dei romani. Dopo 3 secoli avevano un imperatore barbaro che si chiamava Diocleziano, punto a capo. Oggi i nostri ragazzi sono in grado di fare delle guerre? Meno male che non sono più capaci, ma non è che decido di non fare le guerre, non sono più capaci. Punto. Non c'è più un rito iniziatico per loro. Non si interrompe mai questa loro adolescenza perenne. Ecco, siamo veramente deboli, noi siamo il popolo più debole della terra, perché siamo il più tecnicamente assistito, quindi possiamo resistere solo se diventiamo una società assediata. Però in una società assediata, la domanda che le posso fare io adesso è questa: lei si immagina che nell'Europa di oggi possa nascere qualcuno che assomiglia a Leonardo da Vinci, a Beethoven, a Kant? Se le immagini queste cose? No. Non è più possibile, quindi già da qui si vede che non è più possibile che accada quello che è accaduto quando l'Europa era potente. Se poi lei guarda, il mappamondo, vede che l'Europa è una piccola porzione di Asia. E come facciamo a resistere agli asiatici, sia nella forma dei russi, sia nella forma dei cinesi, sia nella forma degli indiani, sia nella forma dei musulmani? Come facciamo? Con una politica che non è più il luogo della decisione, come prevedeva bene Platone, perché la politica per decidere guarda l'economia e l'economia per decidere guarda le risorse tecnologiche. E quindi il potere decisionale si è spostato dalla politica all'economia, questo lo sentite sulla vostra pelle tutti i giorni, e l'economia a sua volta per decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. E quindi è passata alla tecnica, la quale è assolutamente indifferente alla vita umana per la tecnica, gli interessa solo lo sviluppo che noi scambiamo per progresso.
Lo sviluppo è semplicemente un potenziamento di una dimensione. Il progresso è star meglio di una popolazione. Questa distinzione era di Pasolini, l'abbiamo pensata poco. E adesso ci troviamo in un contesto dove la stessa eudaimonia, la stessa autorealizzazione è praticabile. E provi a chiedere a un giovane, prova a realizzare la tua vocazione. Dice, va a cercare un lavoro. E questo lavoro che cos'è? E tu sei un funzionario di un apparato e devi raggiungere gli obiettivi che ti dà l'apparato. Ma questi obiettivi coincidono con la mia autorealizzazione? No, scordatelo questo. Siamo arrivati quindi a un livello di infelicità collettiva molto pesante. La stessa depressione ha cambiato forma. Quando eravamo nella società della disciplina, cioè praticamente fino al 1960 circa, che c'era permesso proibito, c'erano le regole, c'erano tutte quelle cose che quelli che hanno la mia età ricordano, la depressione era organizzata sul senso di colpa. Cosa che ancora trovate scritto in manuale di psichiatria, oggi non è più organizzato sul senso di colpa, oggi la depressione è organizzata sul senso di inadeguatezza. Io lavoro con te, ma tu una volta eri il mio compagno, adesso sei il mio competitore, perché chi di noi due va meglio, quell'altro va a casa. Quindi capito la qualità di rapporto di dimensione ansiogena che si vive? Primo, secondo, ogni anno ti danno degli obiettivi da raggiungere, e se non li raggiungi, per giunta ti alzano anche l'asticella per dire come non siamo più individui, siamo funzionari di apparati. E la nostra vita è decisamente insignificante rispetto alle strutture economiche che la governano. Se l'azienda non funziona più, state a casa, ma a casa io come faccio a mangiare e a vivere? Fatti tuoi. Non abbiamo più una società, una società che si fa carico della vita degli individui. E questa è la situazione, non so se la guardate questa nostra società, ma non siamo felici, non siamo contenti, siamo tutti preoccupati, ci guardiamo negli occhi, se poi guardiamo i nostri figli ci preoccupiamo ancora di più, se guardiamo i nipoti è meglio che chiudiamo gli occhi, perché i nostri figli a nostra volta non hanno fatto altro che erodere la ricchezza accumulata dai padri e dai nonni, questa è stata la loro funzione, perché non possono far niente. Io all'epoca mia potevo comprarmi una casa facendo il professore di liceo, guadagnavo 110.000 lire e una casa un metro quadro costava 75.000 lire, quindi mettendo via si faceva un mutuo, si comprava la casa. Oggi un giovane può comprarsi una casa? No, gliela deve comprare il genitore. E adesso i giovani non sono in una situazione drammatica perché ci sono i genitori che li mantengono, ma i figli di questi vostri figli, qui è finita, qui è finita. E loro vengono. Loro che cos'hanno? Potenza biologica, forza, li vede sti ragazzi che vengono, no? Lei provi a partire dalla Nigeria, attraverso il deserto, subisca delle legnate, venga messo nelle prigioni libiche, che sono lì come cani, non so se ha visto qualche... Queste cose non le fanno vedere, no? Perché è sempre bello pensare che il mondo funzioni bene, per non impressionarci. Poi attraversano... per attraversare sul mare, nelle stive... dove non respiri, vuol dire che ci sono delle ragioni così forti che morire per morire preferisco giocarmi la vita, preferisco provare. E arrivano, arrivano. Adesso noi abbiamo in Italia 2 milioni di musulmani, di cui però 400.000 sono diventati imprenditori. Perché? E perché non i nostri giovani sono diventati imprenditori? Perché? E perché quando tu c'hai un ideale ti sforzi, ma quando tu vieni dal benessere, sono andato a fare una conferenza alla Concommercio a Vicenza e c'erano questi padri disperati che dicevano i nostri figli non vogliono più portare avanti le nostre iniziative, le nostre imprese, e dicevano questi padri, io ci ho messo tutta la vita per fare sta roba, mio figlio non la vuole più proseguire, e io dicevo, ma perché quando suo figlio ha avuto 18 anni lei gli ha regalato la Porsche? Cosa puoi aspettarti da se gli regali la Porsche? Quello va in Porsche, punto. E no, abbiamo delle responsabilità, gli abbiamo fatto provare la penuria, gli abbiamo fatto provare la necessità, non esistono le virtù morali, esistono le necessità che ti rendono virtuoso. Basta, andiamo a casa.